Un giorno mi e ti faremo dei biscottini siciliani. Per l'impasto occorrono 500 g di farina 00, 150 g di mandorle pelate e macinate, 150 g di strutto, 150 g di zucchero, un cucchiaino di ammoniaca per dolci, un uovo e latte quanto occorre. Prendiamo una bacinella e mettiamo la farina setacciata, la farina di mandorle, un pizzico di sale, l'ammoniaca per dolci, lo strutto e l'uovo. E impastiamo. E poi piano piano aggiungiamo a filo del latte, fino a che risulta un impasto morbido e omogeneo. Per la grassa prendiamo due albumi d'uovo e 250 g di zucchero a velo. Montiamo gli albumi a neve e poi aggiungiamo lo zucchero a velo fino a ottenere una crema densa. Mando un grossissimo saluto alla mia nuova amica Lucia. Ciao Lucia, spero che questo video ti piaccia. Ciao Lucia. Dopo aver fatto l'impasto, cerchiamo di ottenere delle palline, delle piccole palline non più grandi di una noce. Li mettiamo su una teglia con carta da forno e li mettiamo in forno a 170 gradi per circa 25-30 minuti. Dopodiché li usciamo, li facciamo raffreddare e li glassiamo e li rimettiamo di nuovo in forno per farli asciugare per 5 minuti a 150 gradi.
amici, spero che questo video sia stato di nuovo di vostro gradimento. Ciao da Torte con Foto e Video. Ciao!